Saluto a tutti e bentornati su Zenith Fact. Allora, in questo video vi farò vedere come trovare le faglie temporali, o meglio vi dirò come trovarle, in quanto io le ho già trovate, in modo da sbloccare l'episodio dei Saiyan e extra alla storia della principale, dopo aver sconfitto Demigra. Allora, eccole qua. Allora, il primo frammento ve lo daranno finendo la storia, nell'ultima missione. Il secondo invece dovrete andarlo a prendere da questo tizio, che adesso vi farò vedere. Eccolo. Allora, finita la storia, andrete da questo Recon e vi darà il secondo frammento della faglia. Invece per quanto riguarda il terzo... Invece per quanto riguarda il terzo dovrete andarlo a prendere nella missione numero 49 delle missioni parallele, mentre invece il quarto, finendo le missioni 14, 18 o 42 con un attacco supremo, mentre il quinto lo daranno finendo le missioni parallele 2, 21 o 32 utilizzando un attacco supremo. Una volta trovati tutti e 5 dovrete andare a portarli a Trunks, con il quale poi si inizierà la nuova storia degli episodi dei Saiyan. Allora, qua c'è sempre la nostra amica Kulina. Andiamo a portargli i frammenti. Yeah. Andiamo a vedere. Mitekudasai. Lekishi no yugami ga hassei shiyou to shite imasu. Ancora. Avevamo distrutto Demigra. Osoraku wormhole no eikyou yo. Wormhole? Nan desu ka? Sore jikū to jikū o tsunagu トンネルのようなものね。そこに吸い込まれたものは今いる。そう。そんなことが起きたら歴史がめちゃくちゃになる。ドミグラのやつ。時空を混乱させるために本当とんだ困った。頼んだわよ。よろしくお願いします。 Ma andiamo a vedere. Allora, affigge 15 nemici e riduce la sua time freeze a un determinato valore. A parte la cicatrice è uguale identico a Goku. Vieni qua, Bardak. Dobbiamo salvare il pianeta. Dai. Quanti ce ne sono, cavolo? Dai, ma fammi fare la mossa, ma queste cavolo di ondine di merda. Veramente, non solo fastidio. Ah, boh. C'è da Carmè. Vabbè, meglio me che quello lì che... Quello lì c'ha veramente uno sputo di vita, basta un due colpi lo fai fuori. C'è una bella super sfera che mi chiama. Si è trasportato e l'ho preso comunque. Veramente, tristezza. No, vabbè. Spero gli faccia comunque male. Giustamente non lo prendo. Vieni qua. No, non mi ama. Sei inutile. Che cosa resisti a fare? Che tanto... Tempo 2 secondi, muori lo stesso.
Non di lottare Barbie, qua credo da solo contro uno, cioè. Ah, prete cazzotti due, va. Un solo colpo. Madonna, mi resti gioco, questo ondino non le sopporto. Come cavolo si fa a ripararsi da ste cose? No, l'ho mancato. Cioè, con un colpo di questi dovrebbero morire di colpo, cioè proprio appena li tocca dovrebbero essere già disintegrati, però vabbè. E neanche la luce dovrebbero vedere. Perfetto. Tiri cazzotti, passo attraverso e vado dietro. Dai. Dovrebbe essere a buon punto ormai. Il cane crepa. Bestiaccia lurida. Che palle ste cose, davvero. Siete fastidiosi. Non siete forti, siete solo fastidiosi, perché siete in tanti con quelle cavolo di ondine lì. Cioè, boh, ho fatto fuori Super Saiyan, Cell, Freezer massima potenza, con questi qua faccio fatica, cioè faccio fatica. Rompono le palle. Preso. No, te le quel cavolo di ondine gialle. Guardate il nostro amicone qui, papà di Goku. Non vedo più. Si è andato a nascondere, non mi toglie neanche la vita. Ah, ma è là. Oh. No, dai, cavolo, sto facendo una mossa. Che due coglioni. Ecco, non c'avevo nessuno selezionato, adesso contro chi la mandi, dimmi. Ecco, guardate, questa è l'immagine della tristezza. No, ma perché non gli passa attraverso uno dei tiri cazzotti? Cioè, boh, dovrebbe tenerselo lì. Bah. Dov'è Barda? Eccolo lì. Cioè, dai, ma... c'è stato un cazzotto per sbaglio che lo sto colpendo da dietro. Boh. Vieni qua.
No, ma quanti cavolo ne mancano ancora? Ce la faccio più. Non è difficile, è stancante. Mi prendono per stanchezza, non per difficoltà. Ti perdonerò mai. Oh, aspettiamo, vediamo che succede. Eccolo, ecco che arriva Freezer nel suo seggiolone della Kiko. Ah, che bello. L'essere più potente dell'universo si definiva dentro il seggiolone della Kiko. Vabbè. Vabbè. Selezionami Freezer, ecco qua. Saiyajin ni wa mou yutte mora o. Wakusei Deji Tanoko ni. Omae wa Saiyajin wa riyou sarete ta dake da zi. Vieni qua Freezer. Nanda to ak. Faccio diventare un frigo, sono di schiaffi. No, scherzavo, fammi. Torna qua, ma dove scappi? Questa sei veramente una merda, eh. Venite con me. Vieni qua. Merdina. Guarda adesso, stronzo in mezzo ai coglioni. Vediamo se ti piace questo. No, è vero, adesso si mette davanti e rompi, ecco. Ah no. No, si è messo in mezzo a rompi i coglioni, ma anche Freezer. Vieni qua Freezer, vieni a colpirmi. Va inferiore su Bardock, che già lì in mezzo a 45 nemici. Mamma mia. Vieni qua. Oh. Vediamo cosa succede adesso. Vai, siamo anche di livello. Qua il buco nero. Il pianeta Vegeta è andato a quel paese. Ora mi te guarda, sai? Zabon san, Dodoria san! Conna scusi, Hanabi desu yo! Vabbè. Pianeta Vegeta è andato distrutto. Yokatta! Okaeri nasai! Otsukare sama deshita. Hitomazu, ano jidai o mamoru koto... Bardock-san no koto igai wa... Bardock-san o nomikonda kuroi ana... Mimashita ka? Sore ga wormhole yo. Cioè, dovrebbe essere la storia di... Fatto un film, mi pare, sulla storia di Bardock, da quello che ho capito. Vedete, il buco nero l'ha portato lontano nel tempo. E poi c'è, beh, c'è tutta la storia che non vi sto a raccontare, che magari non avete visto. Ma Demigra non era morto, in teoria? Ah, no.
調べるってどうやって？ここの巻物を取り出して見て。一体どこの時代なんでしょ。何言ってるの。それがわからないから調べるんでしょ。ここの巻物一つ一つですか。うん、頑張ってね。私も何かわかったらはい、なんとか調べておくので、あなたはまた。あっ、vabbè dai, questo era giusto il pezzo di barda. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la mini guida, diciamo, per trovare le frammenti temporali lì per sbloccare questa nuova storia dei Saiyan vi sia stata utile. E sì, commentate, mettete un like, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e alla prossima.